Ciao a tutti ragazzi, benvenuti, anzi bentornati sul canale Jacklone Max con la nuova grafica del Just Chatting che sembra parecchio intensa. Che ne pensate? Vi piace? Grafica nuova, canale messo a punto e vediamo un po' come sarà. Ah, bella bella, sì, sono soddisfatto di questo lavoro. Ci è voluto un po', ci è voluto qualche giorno per metterla a posto, ma adesso dovrebbe essere perfetta, veramente perfetta. Va bene, sono qui per condurvi su God of War 2 e mi aspetto ovviamente qualcosa di incredibile, qualcosa di incredibile. Ecco qua, vediamo un po' questa nuova grafica, ragazzi, nuova grafica epica. Eccola qua. Qua, vediamo un po'. Perfetto. Allora, adesso preparo subito e andiamo in game. Andiamo in game, vedo già. Ok, live Shenmin, God of War 2. Ah, c'è il controller sottocarica, come potete vedere. Va bene, allora, come controller sottocarica ci vuole un po', quindi vediamo. Il coach, ciao coach, grandissimo, grandissimo il coach. Che leggenda, che leggenda. Eccoci qua. Allora, warning, warning, lo so, warning. Come tutte le volte bisogna fare il full frame. Il giardino di Lachesi. Prima di andare avanti, voglio soltanto esplorare se c'è qualcosa lasciato indietro. Perché magari c'è qualche segreto. Magari c'è qualche segreto lasciato indietro. No? Non ne ho idea, ma è possibile, è possibilissimo. Perciò prima di avanzare qua, che qui ci sarà sicuramente la strada giusta, andiamo un attimo indietro a vedere. Tanto un attimo. Ecco qua sotto. Vabbè, questo è già sistemato. Quindi no, probabilmente era giusto così. No, no, la visuale non ti aiuta, perciò non si poteva fare nulla qua. Ok, come ho detto. Torniamo qui. Eccoci qua. Kratos, come si lamenta? Oh, sembra che abbia mal di stomaco. Oh, incredibile. Cos'è? Cos'è? Ah, stiamo scendendo qua. Va bene. Nessun problema. Oh, già scesi. Wow. Abbiamo fatto in fretta, eh. Abbiamo già tutto al massimo. Ok, perciò non ci serve al momento la salute, magari ci torniamo, magari no. Io al momento non la prendo. Ok, andiamo avanti. Cos'è sta roba? Che figata, che figata. Ah, è un cavallo, un cavallone di quelli del tempio. Quelli che tengono te tempio. Urca, stiamo andando avanti, eh. Questo è il tempio di Lachesi. Ecco qua, nemici. Sempre affamati loro. Ok, buttiamoli giù. Si comincia ragazzi, si comincia! Ah, ah. Ma prima di andare lì fatti vedere che magari che non ci sia qualche segreto lasciato indietro. No, niente. Pensavo, ma no, non c'è nulla qua. Non c'è nulla. A meno che non sia qualcosa qua. Ah, qui da dove arriviamo, come ho detto. Ok. Allora tutto a posto, si può andare dritti. Vedete che strada. Altri nemici. Vi becco, vi becco, vi becco. Ok. Bella questa, bella! Come procede bene? Ok, nel frattempo, quindi qua? Sembra un po' la Crash Bandicoot con queste cose, no? Non ci assomiglia per niente come gioco, però. Che bello! Dove sono quelli? Sono cavalli. Non questi qua, così sono cani, ovviamente. Ma va, che magia! È un po' diverso il gameplay dei poteri rispetto al precedente. Facciamo così, noi ci abbiamo fuori dallo schermo, quelli là, gli arcieri. È apparso il programma che dice che sarà una settimana intensa di gaming, ragazzi. Settimana super intensa, assolutamente. Ma cosa vuole questo da me? Boh, buttiamolo qua. Vai di lì. Ma è una potenza, Kratos. Ah, mi ha colpito la freccia esplosiva. No, 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 no. Ma, ma dai, che cos'è sta cosa? Che ride, ragazzi. È una morte assurda. È una morte assurda, veramente.
una morte completamente assurda. Dai, proviamoci. Potentissimo. Siamo. Ok, andiamo, buttiamoli giù tutti, dai. Oh, qui ci si diverte. Oh, cosa vuol dire? Portatile, niente, oggi non vuole saperne. Mettersi a posto. Colpisco tutti. Ma ditemi voi se ci mancavano solo quelli. Vabbè, dai, siamo arrivati, siamo arrivati. Evitiamo di far casino anche qua. Ok, questo. Io caricherei il potere della salute, che principale. Ci serve tantissimo. Ok. Mamma, quanti ce ne sono? Se sapevo lo facevo dopo. Sono in posizione un po' scomoda, eh. Ma non era quello che volevo fare, però. Ho sbagliato strada. Allora. Ecco, questa qui volevo fare. A mega combo. Brutality. Ok. Anche tu. Abbiamo beccati. E si va giù. Vediamo un po' cosa succede ora, ragazzi. Vediamo un po'. Oh, che figata. Altra roba della salute. Che ne sapevo io. Un nuovo nemico? Chi è questa? Chi è questa cosa? Bella la musichetta. Bella la musichetta. Ah, senti come si dà. È abbastanza irritante, eh. Deve essere una sirena? Ma sembra un po' diversa questa. Proviamo. Ah, fa tutto da solo. Sì, è una sirena, confermo. Oh, sentitela qua. No, fastidioso. Mannaggia, sono terribili queste. Kratos. Senti come si lamentano. Poi non è che hanno tutta sta bella voce. Un attimino, eh. Attimino un secondo, ragazzi. Ho ricevuto un messaggio. Allora. Un attimino, eh. Sono tornate le neo melodiche. Eccole qua. Devo avvisare il nostro. Eccolo qua. Sono tornate le neomelodiche, cavolo. Possibile che pensavo di averle superate nel deserto del primo gioco e loro sono ancora qua. Andate giù. Tra l'altro sto morendo, eh. Okay, andiamo. Che roba. Tanto non ho paura di voi. Mi hanno ucciso? No, no. Sopravviverò lo stesso. Ma no. Sopravviverò lo stesso. Pam, colpito. Ovviamente, sempre così. Ah, il ritorno delle neomelodiche. Ok. Si stava così bene prima.
senza di loro. La musica è stupenda. Ah, sentire come si lamenta. Ma no! Minchia, fosse solo una. Oh, finalmente. E la prima se ne va. Pam, se ne va. E una è andata, dai. Avanti la prossima. Ho capito, devo colpire ed evitare. Ma non ne faccio tanti danni con quel potere. No. No. Ok. Dai, dai. Ci siamo, ci siamo. Ma no, non faccio in tempo a colpire. Mi sa che mi devo curare per davvero qua. Oh, scappiamo. Cioè, prima era andato meglio, eh. Che cavolo. Ma che cosa hanno? L'energia infinita questa. È incredibile. È incredibile. Vediamo. Ok, così si fa, così. No. Oh, bene. Avanti la prossima. Sono difficili queste. No. Oh, almeno la prima ce ne liberiamo, dai. E uno è andato di muro. Dai, anche la prossima. Non ne basta, vedi? Non ne basta. Ok, avanti la prossima. Ancora niente? No, di nuovo! Lo stordimento! Volevano, eh! E ci riesco! No, mentre mi curavo! Di nuovo? Possibile! Vabbè, ma dai! Pazzesco, ragazzi, pazzesco! Senza parole, veramente, senza parole. Ecco qua. Ma che roba, ragazzi! È clamoroso, clamoroso! Ah, vediamo un po' se ce la facciamo stavolta. Contro le neomelodiche! Ok, riproviamoci. Questa è la volta buona, lo sento. Ok. Tornate. Magari fosse una sola. Si stava così bene quando era una. Infatti mi mena lo stesso. Via, via, via. Quella mossa mi scopre, non posso usarla. Ci vuole pazienza. Ok. E una va. Peccato che quando sono in due mi frega. Urca. E vedi che mi frega. Ok. Ti avrebbe detto. Sono molto peggio queste di quelle dell'uno. Molto peggio. Molto peggio. Dai, che ce la possiamo fare, dai.
Ok. Via, 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 via. Ok. E la seconda se ne va. E qui anche la terza. Dov'è la terza? Dov'è la terza? Bella questa. Ah, no, non vale. Non vale, signorita. Ok. Ok. Tempo di curarsi. E senza usare la salute ce l'abbiamo fatta. Colpi di scena con le neomelodiche. Incredibile. Sono tornati. Steeds of time. A gift from the great titan Cronos, his unsuccessful attempt to gain the favor of the Sisters of Fate and change the destiny which the Oracle foretold. Crono ha cercato anche lui di cambiare il destino, ma non ce l'ha fatta. Non sarà facile, non sarà facile, ovviamente, non sarà per niente facile la cosa di cambiare il destino. Cioè, non è un'impresa da poco, è un'impresa direi titanica, ovviamente, visto che neanche il titano ce l'ha fatta, insomma, chiunque sia, non sarà semplice per niente. Andiamo avanti. Stiamo andando qui. Che figata! No, bellissima! Almeno che si è casinata tutto. Ok, perfetto. Che spettacolo, ragazzi, che spettacolo. Cioè, non c'è nulla di così spettacolare, davvero. Mamma mia, che gioco. Mamma mia, devo dire, devo ammettere che come visuali è ancora meglio dell'uno. L'uno era impressionante quando vedevi Atene circondata da Ares, ma qua non scherziamo neanche qua. Non scherziamo per niente. The Steeds of Time. Le redini del tempo. Vediamo cosa succede oggi. Allora. You need the Horsekeeper's Key. Ok. Il custode dei cavalli. La chiave del custode. Ok. Fin qui tutto chiaro. Fin qui tutto chiaro. Ma là non posso ancora andare, mi sa. Non così almeno, non saltando da qua. Che succede? No! È a tempo! No! Riproviamo. Era troppo bello se era normale. Oh, ce l'abbiamo fatta. Okay. Mica male. Sì, qui si può andare. Secondo me c'è qualcosa qua. Secondo me c'è qualcosa. No, come niente. Possibile. Che strano. Non era questo gioco lasciate le cose incustodite. Le zone vuote. Ok, andiamo. Eccolo, custode, sarà lui? No, questa è una divinità, Questa è una divinità, ragazzi. The ghost of Sparta. Il fantasma di Sparta. Quello che dicono è vero. This
Teseo. Tutti i folli che si provano per trovare una... incontrare le sorelle del fato. Tu sei diventato il servo. Io sono il protettore per la gloria di Zeus. La gloria di Zeus giungerà alla fine. Chiedi aiuto alle sorelle per uccidere Zeus. Come ride. Non hai più il potere di un dio, Kratos. Non sei nemmeno in grado di sconfiggere me. Figurati il dio e il re dell'Olimpo. Io non ti lascerò vivere. Non è la tua scelta. Lo combatto. Vieni avanti. Vediamo chi è il più grande guerriero di tutta la Grecia. Siamo contro Teseo. Che figo. Che figata, ragazzi. Questi qui non possiamo ancora potenziarle. Quindi andiamo, dai. Non perdiamo tempo. Sarà uno scontro epico. Oh no, mi ha preso. Mamma mia, potentissimo, eh. Ah, mi ha preso, no. No, ci ha menato. Che battaglia, ragazzi. Wow. Fatta giusta. Oh, finalmente. Colpito. No, mentre stavo facendo l'assalto. Come barare avere la rabbia dei titani adesso? Non lo so. Guardalo. Abbiamo evitato. Cosa? Dove va? Così non vale. Dove vai, Teseo? No. Aia. Non posso respingergli, eh? No, non posso. Devo schivarla. Teseo. Oh, pure i nemici. Questo è un serio problema. Minotauro. Ah, potevo colpirlo così però. Buono. Mi serve perché mi curano la salute loro. Andiamo. Cerchio, dai. Oh, finalmente. Dai, che ce la faccio. Aia, ma ha preso malissimo. Dai. No, non ci ho preso la cosa. Ok, l'abbiamo colpito. Teseo, cosa vuoi? Ma basta. Altri qua. La rivincita. Oh, bene. Dai. Mannaggia. Colpito. No, sto rischiando. Dai, ci sono. No, ho preso solo un potere magico. Sto rischiando seriamente. È andata male.
Mi farà ripartire dall'inizio. Ovviamente sì. Facciamo più Teseo. Vai Teseo, buttiamolo giù. Che battaglia. No, l'avevo fatto giusto. Vai, 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 insisti Kratos, vai. Urca, si è potenziato, eh. Dove vai? Ok, buona questa. Dai, di nuovo la fa. Basta, buono Teseo. E poi un codardo perché si usa i minotauri al posto suo. Eccolo qua, lo sapevo io che scappava, lo sapevo io che scappava. È divertendo, Teseo. Non ho paura io di lui, per niente. Sta andando molto meglio di prima, dai. Benissimo. E anche questa se ne va. Ora lo colpisco, ora lo colpisco. Stiamo danneggiando tantissimo, ok, siamo a metà, dovrei essere a metà. Stiamo. Ci vorrà tantissimo. Oh, ho finito i colpi. Nuovi, ripetiamo tutto un'altra volta. Vai che ce la facciamo. Ricarichiamo il potere magico, su. Vai che Teseo deve andarsene. Ok. Teseo deve crollare, dai. No, no. Mi serviva la sua cosa. Ok. Vabbè, comunque si è ricaricato. Eccolo, eccolo. Ci divertiamo stavolta, eh. Dai, tiriamolo giù. Teseo impalato. Oh, è andata. Non è ancora finita, attenzione. Mi sa che finirà a breve. Surprise. You acquired the horse keeper's key. Wow. No, oh, si è chiuso. Si potrà aprire. Cos'è? Cronos ha offerto le redini del tempo alle sorelle in un tentativo inutile di cambiare il suo destino. Super inutile, direi. Allora, c'è sinistra e destra. Proviamo prima a destra. Secondo me vanno tutte e due nello stesso luogo, però. Decisamente spettacolare.
Vediamo un po'. Eccoci qua. Di qui? Di qui niente? Allora ho sbagliato strada. Facciamoli, facciamoli, facciamo. Voglio vedere cosa c'è da sta parte. Quello che non abbiamo ancora salvato dopo aver sconfitto Teseo. È una buona vita che non salviamo, però. Ah, però. C'è niente qua. Ok, siamo arrivati. Ah, beh, giustamente. C'è una cassa del tesoro qua. Prendiamola. Dopo, dopo. Prima. Di vedere. Ok, a posto. Cioè, non c'è nulla qua, non c'è nulla. A meno che non ci sia qualche cosa qua dietro, ma no, non c'è niente. Ok. Possiamo andare via da qua. Scommetto che torniamo dall'altra parte. Siamo tornati qua? Ah, da sta parte qui, ok, ok. Nulla di strano. Sì, siamo la prima delle due. Fantastico. È un tempio. Questo è chiuso, questo è chiuso. Eh sì, coach, è epico, è epico. Arriva un altro titano, che è Crono. Il nostro destino ci ha unito, guerriero. È colpa mia. È stata la guerra con gli dei. Per il bene dei titani, io ti do un mio potere. Ciao Andy, è bellissimo sto gioco. Appena ho ottenuto il potere di Cronos. Magari mi saprai aiutare se mi blocco un po'. Magari mi sai aiutare. Guardalo, guardalo il potere nuovo. Come volume va bene, non è troppo alto, vero? Va bene? La rabbia di Crono. Che figata, L2. Ti faccio vedere la nuova grafica del Just Chatting. Guarda qua, ti piace? Il sacerdote Jack Leone Max per Aspera ad Astra. Ci tenevo ad avere una bella grafica un po' personalizzata, diciamo. Personalizzata. Va bene, ci siamo. Ma è potentissimo, è come l'ira di Poseidone. Guardali, guardali. Una pausa. Che figata. Mamma mia. Hit 313. Bella, bella, grazie, grazie. Sei gentilissimo Andy, sei sempre gentile. Questi qui non reggono confronto col povero Kratos. Da dio della guerra a Titan. Io ho appena finito di editare il Colosseo. Bellissimo Fantasma di Sparta. Mi piace tanto come gioco. Il mio preferito degli spin-off. Fantasma di Sparta, Ghost of Sparta. Mi piace tantissimo quel gioco. Ha fatto un lavoro egregio. Ah, abbiamo due poteri al momento. Fammi vedere per potenziarlo. Potrei potenziare l'ira di Crono e questa, ma non lo faccio perché voglio potenziare il ciclone del caos. Un secondo. Apro il gatto. Ok, perfetto. No, intanto i gatti che hanno voglia di... Allora, fai vedere le lame di Atena, manca pochissimo, le potenzio subito. Per favore, connetti il controller. È impazzito? Il controller è collegato. Ah, allora, ecco qua. Ho messo su. Ok, perfetto.
Direi che ci siamo, direi che ci siamo. È quello che si frappone fra il primo God of War e il secondo, me lo ricordo. Poi ci sono dei riferimenti, se non sbaglio, anche nel 3. Qualche cosa c'è anche nel 3, qualche riferimento. Ok, questa strada quindi è sbagliata? Va bene, andiamo di qua. Se non è una è l'altra. No, non è sbagliata tecnicamente, ci sono le scale. Ok. Ah, sta parte è bella, sta parte è bella. A vedere. C'è qualcosa. Qui c'è un altro di questi. Non so se devo già andarci adesso, però. Io ci vado, non si sa mai. No, è giusta. Ah, ok. Aia, questo è un enigma. Questo è un enigma. Questo è un enigma. Arrivano i nemici. Arpie, ok. Ammazza se sono alte queste arpie. Ok. Ok, benissimo. Qua non c'è nulla. Già sei al cavolo di... Ma mi sembra strano, non era verso la fine sta parte. Mi sembra che fosse dopo. Non ho il potere qua. Non ho il potere per distruggere sta roba. Non posso ancora farlo. Non posso ancora farlo. Mi sa. Ah, probabilmente dipende da quello che faccio qua. Questa era rossa, se io tiro la rossa dovrebbe... Infatti, infatti, è quello che pensavo. Quello che pensavo. Ho girato quella, posso andare a tirare questa. Cavolo, sembra una leva clamorosa. Ecco fatto. E una è andata. Oh, bene. Abbiamo sganciato la prima. Avanti, la prossima è verde. La prossima è verde. Poi l'altra è gialla. Ok. Si è alzata su. Il punto in cui devi far muovere. Eh sì, devo far muovere i cavalli. Sì. È vero. C'è sta roba che vola. Ciao, tizio! Tizio, non vuoi vincere la top? Fatti vedere, tizio, che puoi ancora vincere il gioco che sarà. O un FPS o un gioco di guida. Potete ancora votare su Telegram, anche se l'ho rimosso da quelli in alto, però ci siamo. Fa vedere dov'è? Che devo capire. Allora, il prossimo è già, è il verde. Fin qua è semplice. Il prossimo è verde. Andiamo avanti. Come stai, tizio? Congratulazioni per il terzo posto. Ecco qua, abbiamo fatto. Vado subito, vado subito. Ok. Mamma mia, non è difficile, non è difficile. Fin qui siamo ancora a livelli logici. Sganciato, il prossimo è giallo. Provo il giallo adesso. Questo qui sarà quello che conduce al blu. Ok, vabbè, dai. Facciamo prima il giallo, poi facciamo quello del blu. Va bene, facciamo col giallo, dai. Sta andando. Ce la possiamo fare, ragazzi. Ok. Vieni qui. R1. Ok. Andata. Vai, prendi. Ok, ce l'ho fatta. Adesso pigliamo i nemici. E siamo a 3 su 4. Che bello, cavolo. È bellissimo. Guarda i cavalli. Mamma mia, se sono pronti quelli. Qui. Mi libero un attimo di queste arpie. Che se le devono arpiare. Ecco qua. Perfetto. Siamo caduti giù, ma non succede nulla. Non è nulla di grave. Ci sarà qualche segreto? No, niente. Strano. Di solito ci mettono delle robe collezionabili qua. Allo stesso, eh. Adesso c'è dopo c'è il ciclo. I ciclopi! Lo so. Io ho faticato con le. Ho faticato tantissimo con le sirene. Mannaggia, quelle del 2 sono peggio. Quelle del 2 sono peggio, le sirene del 2. Veramente terribile, le sirene del 2. Quelle dell'1 erano facili facili, le buttavi giù come niente. Il barbaro? No, ho affrontato Teseo. Se vuoi chiamarlo barbaro, non è proprio un barbaro lui, è un eroe greco. Si sono affrontati lui con la lancia.
e l'ho annientato. Il barbaro mi sa che quello. Ah, ma il barbaro è quello che c'era nel. Ho capito chi è il barbaro. Ho capito chi è il barbaro. No, no, no. Figurati. Colui che Kratos non poteva mai battere. Invece. Ecco qua. Ed è andata tutte fatte. Oh, che bello. Qualche tesoro? Qualcosa a collezionare? No. Oh, se ci fosse qualche cassa non mi farebbe male. Il martello? No, non ho il martello. Solo questa come arma. Questa qua. Ma che bella. Tizio, volevo farti sentire due nuove tem. Lo dico per tutti, ragazzi. Uncharted tem. Classica. Questo è veramente un classico, ragazzi. E poi abbiamo dopo. E poi abbiamo quella di Mario. È Mario Level 1, un po' lunga da scrivere. Che bella. Ok, non la faccio più lunga. Ciao Kevin! Ciao Kevin, senti qua. Messa oggi. Grazie per la rapina. Ho fatto un boss, il leggendario Teseo, il famoso Teseo, l'eroe greco. Ciao Kevin! Ci siamo! Come va? Come va? Bello! Siamo arrivati qua? Dovrei essere arrivato a destinazione. O mi manca qualcosa? Una! Due! Stiamo scalciando i cavalli! Vai, andata, andata! Jack, sei un folle! No, grande Ivan! Grazie, un bello shoutoutino a te. Il primo shoutout del giorno va a te. Eccoci qua. E anche sei un folle, lo possiamo anche mettere. Sei un folle! Ok, che dovrebbe essere, credo, sound per tutti, credo. Spero che vada tutto bene con i tuoi podcast. Spero che vada tutto bene, Ivan. Eccoci qua. Stiamo andando a spaccare tutto. Sì, confermo, un sound per tutti, un sound per tutti. Allora, il leggendario eroe Teseo abbiamo sconfitto, leggendario eroe Teseo, perché dobbiamo andare dalle tre sorelle del fato, le sorelle del destino, per cancellare l'evento del passato. L'evento del passato, benissimo, mi fa piacere, guarda, mi fa piacere. Ah, buono, quando sento benissimo. È un po' un disastro, stiamo distruggendo mezza Grecia e mezzo Olimpo, ma fa lo stesso. Sono solo dettagli. Questo è il secondo e ultimo gioco della collection HD. PlayStation 3. I cavalli si sono fermati. Bella. Questo ha mantenuto la grafica della Play 2. Non ci hanno neanche provato a modificare il coso. È andata bene la rapina. Bravi a chiunque abbia partecipato. Ok. Va bene, intanto vediamo un po'. Oh, la boss fight, grazie coach, me ne ero dimenticato. Va bene, andiamo avanti. Bella boss fight, tutti possono partecipare. Ok. Allora, ho due poteri. Il potere dell'arco e freccia e l'ira di Crono, che non devo sprecare. E finalmente vedo un salvataggio. Quanto aspettavo di vedere un salvataggio in questo gioco. Un po' di potenziamento. Vabbè, ma non è stata difficile quella parte lì, non è stata per niente difficile. Per fortuna era fattibile, era fattibile. So che ci saranno degli enigmi complicati anche qua, perché se non è un God of War se non ci sono gli enigmi complicati. Vediamo un po' come va. Ok, un segreto. Speriamo che sia un occhio di gorgone. Che ti potenziano la vita quelli, ti potenziano la vita. No, è una piuma di fenice. Va bene lo stesso, non mi lamento. Tanto dobbiamo potenziare tutto. Spero di trovarle tutte, o se non le trovo tutte che ne prendo abbastanza. Mamma mia, sta musica è bella. Sono tornato qua. Spero che sia una buona cosa, non credo, ma... Non è una bella cosa tornare al punto di partenza.
Non lo so, non mi ispira fiducia essere tornato qua, però facciamo finta di sì. Avendo spostato il tempio. Questi qui sono i... non i guanti, come dire... le bracciere di... Ah, l'ho già aperta questa. No, ma mi sa che non devo andare qua, sono già stato a questo punto. Sono già stato qua. No, chiuso. Vabbè. Andiamo, andiamo. Destra. Non va su? Non va su? Non va su, non si passa più da qua, non si passa. Ce la dobbiamo fare, dai, ce la dobbiamo fare. Ok. Ah beh, ma sono tornato di nuovo qua, ok. Allora c'è una sola strada qua. No, un errore mio qua, errore mio. Vabbè, non è un problema, dai. Ecco, questi sono deboli, sono deboli, sono deboli, non sono potenti questi nemici. Ce la possiamo fare, uno è andato, benissimo, sono contento così. Everything is alright, come diceva la canzone. Non vado a sprecare l'ira degli dèi con questi. No, sparita? Ecco, questo qui è già più pericoloso, perciò possiamo usarlo. Ma per loro, non per questi. Ah, è uno spreco, uno spreco. È troppo facile sto pezzo, è troppo facile. Non voglio consumarla. È andato. È andato anche questo, l'ultimo minotauro. È stata facile questa, è stata molto facile. Dopo le sirene di prima è tutto facile. Sirene Teseo, è tutto facile. You must return to the island Kratos. Devi tornare all'isola Kratos. Va bene. Ah, ecco, mi sembrava mancasse qualcosa. Ok. Va bene, non è un problema. Non posso andare da qua sopra, vero? Devo andare qui sotto. C'è un nemico, c'è un nemico qua. Ok. Nessun problema, dai. Ce la facciamo? Aspetta, mi arrivo, arrivo, non preoccuparti. Ma come mi aspettava, è gentilissimo lui, gentilissimo. O sono tutti così affettuosi gli amici, guarda. Ma che gentile che è. Mamma mia, sono affettuosi questi. Devi tornare all'isola, Kratos, non c'è più tempo lì. Ok, andiamo. Ironico parlare di tempo quando sono le sorelle del fato, però... Pertanto così non la potenziamo. La prossima, dai, la prossima. Potenziamo tutto. Ok. Ma quanto ci vorrà ancora arrivare qua? Quanto ci vorrà? Dai. Qua no, non voglio cadere di sotto, è meglio evitare. Ok, quasi arrivati. La catena ci conduce fino a qua, perché abbiamo colpito i destrieri. Il tempio di Lachesis, bene, bene. Ok, nuova zona. Adesso in questo punto tirerai dei soccolotti che non ti dico. Urca, ho già paura. Soccolotti. Vediamo un po' cosa succede. Tanto lo faccio. Sai che sono qua per giocare. Sono qua per giocare e divertirmi. Voglio farvi vedere un attimo la grafica del Just Chatting, ragazzi. Nuova grafica. Lo potete vedere. Tu l'hai già vista. Smoccolotti. Infatti, cercavo di capire cosa intendevi. Erano smoccolotti, ho capito. Vada, Nuova grafica personalizzata. Fatta da me, ovviamente, non è che ci vuole tanto, però... carinissima, perché ci ho infilato il mio simbolo, il mio motto preferito per Asper ad Astra e l'Ankh che porta fortuna.
E vediamo un po' la fortuna che ci porterà a tutti, dai. Ci sono simboli in natura che hanno un gran potere. Ecco qua. Grande podcast fiore che saluta Andy. Visto, l'ho fatta. Al momento, provvisoriamente, è questa la grafica. Poi farò qualcosa di più personalizzato. Poi piaceva il sacerdote Jack Leone Max, che è un soprannome. Abbiamo messo quello egiziano per far capire che non si intendeva il prete cristiano. Ma ne sono di nulla io. Ecco qua, sacerdote. È praticamente una nuova, è una grafica che ho messo così per vedere un po' come va. Vediamo poi più avanti se la cambierò di nuovo, ma al momento sono soddisfatto, è piccolina questa grafica. Ciao bro, come va? Gentilissimo come sempre, Andy è una persona gentile veramente. A proposito, non ti ho neanche fatto lo shoutout, mi scuso Andy, mi scuso che non ti ho neanche fatto lo shoutout. Non ci avevo pensato, ma abbiamo lo shoutout al tuo canale YouTube. Ecco qua. Non cadiamo giù. Non cadiamo giù, che è pericoloso. Cosa sono queste bestie? Vabbè. Tanto, sono creature mitologiche. Nessun animale è stato ferito nel corso del gioco. Ci tengo a dirlo perché altrimenti sembra che facciamo del male a tutti. Ma Kratos è bravo. È bravo e innocente. Assolutamente. Saluta sempre nel mio gruppo. È vero, lui saluta. Ho visto nei gruppi, saluta. È una cosa che apprezzo, è un'educazione che, guarda, si è persa un po', ma è bello mantenerla anche sul web, questo tipo di educazione. Bella, bella. Sei occhi di Gorgone, abbiamo la vita potenziata, finalmente. Che poi sti Gorgoni non li abbiamo mai incontrati. Troviamo solo gli occhi e basta. Nella serie che porterò domani God of War sarà la madre Terra e i fratelli Deimos. Sì, mi ricordo, l'ho giocato su PSP quel gioco. È bello, molto molto bello. Allora, qua c'è qualcosa. Secondo me qui si va avanti. No, ho sbagliato. Vabbè. Sono carini ste bestie, però esplodono poi. Le puoi lanciare. Così non esplodo io. No, ma è tranquillo come gioco. Com'era la madre... Ah, la madre Terra. Quindi non è la Terra, è una Terra. E i fratelli Deimos. Sta parte della mitologia la conosco poco, però. Mitologicamente non è un punto di forza quello. Nonostante io amo una mitologia greca e la considero bella e profonda ancora oggi. Ha un sacco di significati nascosti. La mitologia greca. Non voglio dire castronerie, però. È affascinante, affascinante. Allora, ciclone del caos, L1 più quadrato. Ok. Triangolo, 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 triangolo quadrato. Ok. Button smashing. Ok. Mi va bene così. Perfetto, si va di qua. No, l'hanno fatto davvero bene sto gioco. Quindi questa era la strada sbagliata? Meno male che l'ho sbagliata. Se sbagliare così... È il boss finale del gioco, Thanatos. Thanatos, me lo ricordo. Sono i tre fratelli, Ipno, Thanatos e Nemesi. No, non è Nemesi. Ipno, Thanatos e chi è l'altro? Dovrebbe essere Eros il terzo fratello. Ipno è il sonno, Thanatos è la morte, che poi era un emissario, era praticamente quello che ti viene a prendere. E dice, oh, guarda che è scaduta la tua ora, oh, è tempo che devi morire. E poi c'è Eros, che ovviamente è Ramazzotti. No, non è lui. Non è Ramazzotti. No, bellissimo. No, la cosa della gemma. Ho un flash nella mente di un enigma difficile con la gemma, dove devi fermare il tempo. Oh, mamma. Questa me la ricordo. Questa me la ricordo in parte. Non mi ricordo la soluzione, ovviamente. Oh, mamma. Mamma. Eccola qua. Corri Kratos. No. È troppo bello, devo fare qualcosa. Vuoi la gemma? Devi sudartela, va bene. Partiamo dal primo, vediamo cosa fa. Tanto bisogna farle tutte qua, dico sempre. Bisogna farle tutte. Chi prima, chi dopo. Ok. Abbiamo aperto mezzo cancello. Questo... No. Non è un plan... A questo punto di presa la gemma del... Sì, infatti. Infatti, quel punto alto devo sbloccare. Ciao tizio, ecco, vedete, tizio si è spammato, ha fatto bene, ha autorizzato a farlo, quindi non so problema. Oh, questo è per salire su invece.
Devo prima recuperare qualcosa. Non c'è un altro che posso aprire, no? C'è questo, c'è questo. Non posso prenderlo? No, perché è incastrato sotto. Ok. Alla fine ho dovuto eliminare quel canale. 77 iscritti. Mi spiace, cavolo, mi spiace, tizio, mi spiace. Cioè, ma per un dito medio, ma veramente per un dito medio ti hanno fatto tutte queste storie. Per un dito medio, ma dito medio. Ma Ivan, chiedo a te che tu usi YouTube più di me, ma davvero per un dito medio ti posso eliminare un canale? Possibile così poco? Che basti così poco per farti eliminare un canale? Per un dito medio? No, 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 tizio, assolutamente no. Mi dissocio quello che hai scritto, ovviamente. Assolutamente no. Ma stai pensando, ma non scherziamo, dai, povero. I formati sono le cose migliori. So che scherzi, però. Mi spiace. Ok. E ci siamo. Allora, qui c'è qualcosa. Ancora più profondo. Ok. Io ero in live con lui, tra l'altro sta facendo a me. YouTube mi ha visto. No, ma assurdo, veramente, assurdo. Ah, perché l'ha detto nei confronti di qualcuno, capito? YouTube mi ha vendicato. Sì, perché queste cose scattano automaticamente. A me, guarda, io ti dico una cosa più assurda. Quando ho portato il primo God of War, c'era la scena, gliel'ho già fatto Ivan, sì sì, infatti, è successa sta cosa, ero in live, stavo facendo le mie cose tranquillo, stavo raccontando quello che succedeva e Kratos si butta giù dal precipizio e la scena è stata segnata come istigazione al, non posso dirlo perché è una parola, però appunto ti sta portando alla rovina. Cioè, praticamente stava dicendo che come se fosse un gesto brutto, una cosa brutta che non andava fatta, ma ripeto, stiamo parlando di una scena del gioco. E mi hanno detto che alcuni che fanno bungee jumping hanno lo stesso problema con YouTube, hanno lo stesso problema, l'amuleto del fato. È assurda sta cosa, per usare l'amuleto per rallentare il tempo premi R1, L1 R1. La statua del fato irradia, ok, abbiamo capito. Adesso non credo che serve però, L1 R1. Okay. Abbiamo fermato il tempo, ma non ci serve, cioè, non qua almeno. Va bene, va bene. Quindi è un potere che ci servirà fra poco. Va bene. Sì, ci serve per andare su, ok. The relic that you hold, an amulet of the Sisters of Fate. L'amuleto delle sorelle del fato. Dito medio non è l'offesa che noi romani abbiamo trasformato in Waff. Nel medioevo il dito medio era inteso l'esercito nemico, venivano tagliati i diti. Non lo sapevo sta cosa, venivano tagliati i diti medi, l'esercito vincente mostrava quello sconfitto il dito medio, che per dire noi abbiamo vinto. Ma è geniale sta cosa, non lo sapevo. Cavolo, ho imparato una cosa nuova. Sbagliato. Non lo sapevo, davvero, Andy. Pazzesco. Secondo me c'è un minorenne in... Vabbè, ovvio che ci sono minorenni in live. Se porti Minecraft è inevitabile. Per quello che ti dico, non bestemmiare mai, non bestemmiare. Non voglio sentire bestemmie sul canale, perché davvero è sbagliato. Se c'è un minorenne vado nei casini io, se uno mi bestemmia. L'altra volta l'hai quasi sfiorata su Rocket, tizio, la bestemmia. Non l'hai fatta, ma ci è mancato tanto così che non tirava fuori la bestemmia. Davvero, tantissimo, mercoledì scorso. Mi ha preso malissimo, infatti mi ha detto che sono sbiancato in diretta dalla paura. Ha detto, no, la bestemmia no, veramente. Una cosa che non accetto su sto canale. Io l'ho detto il grande Luca Ward. Ah, Luca Ward è un fenomeno. Ma quante ne sa? Ma quante ne sa Luca? Ma quante ne sa? Genio. Genio su. Che succede? Allora c'era tutta fino alla chiesa, guardate. Allora sì. Ascoltami, Dio caduto. Non puoi fermare il decreto del fato. Solo la morte ti aspetta alla fine del tuo viaggio. La mia morte ha iniziato questo viaggio. Il fato non ti darà la vittoria. Non otterrai mai la pace. È vera sta cosa. Io sono ciò che gli dèi hanno creato di me. Beh, ha ragione anche lui, eh. Ha torto, perché è uno psicopatico, Kratos. Ha torto, perché è uno psicopatico. Però ha ragione su altre cose. Quindi? No, no. Le ho staccato la testa. No. No, no, no. Sono caduto di nuovo giù. Allora, rifacciamo un'altra volta.
Ho sbagliato strada. Rifacciamo, dai. Perché volevo prendere quelle. Ma non posso più usarla? Non posso più usarla? Ragazzi, mi si è buggato? Ho appena buggato il gioco? No, perché c'è il braccio qua. Ok, perfetto. Allora non ci sono problemi. Hai ottenuto la sesta fiume di Fenice. Vai, vai, vai. Energia magica in più. Ok. Ops. Ce l'abbiamo fatta. Altri potenziamenti. E qua invece possiamo rallentare il tempo, ma primi nemici. Oh, guarda come va lenta la scena. Ma come va lenta la scena, perché abbiamo rallentato la scena involontariamente. Cavolo. Mannaggia. Incredibile. Ciao Kla. Ciao Kla. Fermi tutti. Ciao Kla. Ti faccio vedere la nuova schermata, Kla. Anche a te. Ciao Kla, visto che roba. Ciao Kla. Leggendario ciao Kla, ma va, come va? Bene, bene. Adesso so, si è messo a laggare all'improvviso. L'ho vista, vista. Funziona, funziona, funziona. Ok. Vediamo come va qua. Tanti nemici. Perché parla due volte? C'è Gaia che mi parla due volte, mi fa l'eco. Si è buggata Gaia. No, non è Gaia questa, non è Gaia. Attenzione, non è Gaia. You cannot change your destiny, mortal. È la Chiesi. È la Chiesi. Jack, lo sto giocando un server sia Java che Bedrock. Ma com'è possibile un server che va su tutti e due? Com'è possibile? Ricordo la top. Si vincerà un gioco. Domani prendo il gioco, compro il gioco. Magari stasera ci sei tu. Io non mi regge sul mio computer, l'ho disinstallato sul mio computer. No, ma stasera non ci sono, stasera sono in live, stasera su un altro canale. Alle 20:30 sono un modico e sei grandissimo, che bello. Che figata, un server che regge entrambe le versioni. Vabbè, usiamo il potere, non serviva secondo me. Non ti permetteremo mai. È pesante sul mio computer. Una volta mandava come una scheggia, poi l'hanno reso pesantissimo. Infatti mi va a scatti. Non ho neanche più potuto completare la mia costruzione. Stavo facendo Atlantide, ma stavo creando Atlantide, ma non me l'ha per quello che lo volevo prendere su una console portatile. Ma sono infiniti questi amici? Potevo usarla prima. Così è più facile. Cioè io non sono rallentato, sono rallentati solo loro. È più facile così, più facile. Loro subiscono danni, io no. Devo stare attento, vedete. Non c'è il mio fate. Ma che bella la musica, sempre bella. Quindi? Ma cosa devo fare qua? Ah, romperla. Oh, non ti... No, non mi va, mi lagga molto Minecraft su PC. Per quello che mi converrà prima o poi giocarlo su una portatile. Allora, sono messo male. Guardate com'è la salute del povero Kratos, non sta per niente bene. Un'attacca di salute. Sì, comprato, certo che è comprato, ci mancherebbe altro, l'ho comprato ai tempi. Devi rallentarsi. È già bassa, tizio, è già bassa la qualità, è già bassa. È vecchio quel computer, è vecchio quel computer. Devi rallentare i nemici per sconfiggere. Eh sì, li abbiamo sconfitti, per fortuna. Ti ringrazio, Andy, grazie per gli aiuti che mi dai sempre, sempre apprezzato. La foresta. Come alzare la qualità? Ma se c'è già mi regge così. Già non mi regge così e alzo la qualità. Peggio ancora. No, no, ma non hai capito. Fidati. Fa fatica perché hanno potenziato troppo Minecraft ormai come qualità grafica. Con me ha reso... ho capito. A me hanno consigliato che dovresti prenderti 16 GB di RAM.
Ma te hai un buon computer, te trasmetti da computer, tizio. Io aspetterò. Il problema è che adesso la crisi dei semiconduttori è peggiorata di nuovo. Cioè, adesso due dei più grandi produttori di Neon si trovavano in Ucraina e hanno chiuso i battenti. Chromebook, cavolo, Chromebook è più decente comunque. Chromebook è più decente, dai. Non è un granché, però a cavallo col me la ricordo. Adesso che me l'hai detto mi è venuto in mente. Che figata. Eh beh, ce lo facciamo, ce lo facciamo. Voglio vedere cosa succede. Grazie Andy, mamma mia. L'atrio del destino. Un po' di nemici, dai. Il ciclope, il primo ciclope del gioco. Ok. Ci sono pure i cinghialotti. No, se li mangia. È terribile, mi lancia addosso. E i cinghialotti non sono fatti per essere usati così. Via. Mi ha preso, eh. Non penso di poter rallentare il destino. No. Rallentare il tempo. Che belli. Attenzione. Fatemelo prendere. No, non posso. Cos'è nel 3 che puoi prendere i loro occhi, mi sembra? Nel 3. Via. Via. Il 3 me lo scarico in versione remastered. Dal PlayStation Now. Perciò lo giocherò sulla Play 4. Domani invece che porto Metal Gear Solid 4 lo voglio provare in versione PlayStation Now. Ma faccio prima un tentativo se si vede con l'audio. Oh, mi ha preso, è cattivone lui. Ancora. Game over. No, per lui, no, ce n'è un altro, anche se qui non sbaglio. Può essere. Ma no, ma sicuramente te lo ricordi bene. Non sono giochi lunghi, God of War. Non sono giochi lunghi. Oh, mio cinghialotto, via, via, via. Ragazzi, ma da voi funzionano i canali tipo TV8, Cielo, quei canali lì del MUX 3? Perché da quando, dopo l'8 marzo, anche se ho risintonizzato il decoder, non vanno da... E non penso che sia l'antenna. L'antenna si vede tutto bene, però. No. A voi va? A voi vanno o no, Cla? Non ho capito. A te funzionano? Sto cercando di capire se è un problema locale. Attenzione. Capito, capito. Non vanno. Ah, ma allora non sono solo io. Beh. Ma possibile che è una settimana che non vanno? Cavolo. Io ho letto che vanno risintonizzati, però funzionano. Dovrebbero funzionare dopo la sintonizzazione, non vanno manco dopo. Secondo me ti stanno bannando la TV, uno schermato a casa tua con quella di tizio. È possibile, è possibile. Possibile, veramente. Io pago il canone, pago il canone, quindi. Non si può neanche dire che non è, che sia per strane ragioni, eh. Mi hanno picchiato di nuovo. Che cattivi questi. È andata, è andata. È andata bene. Che bello. Mamma, che sorpresa. Che sorpresona, ragazzi. Si è aperto tutto qua. Ah, le voglio esplorare tutte. Allora, andiamo prima sopra. Voglio vedere se c'è qualche segreto, qualche cassa. Qualcosa ci sarà sempre. Ah, beh, qua siamo già stati, quindi, ok. Un traumatico, perciò. Ho sbagliato strada? Va bene. Devo farla da qua. Rifacciamo, no. E una è andata. Ah, questa qui? Come si dice sempre in Piemonte, e chist. Ok. Leva? Cosa fa questa leva? No, non mi fido troppo. Non mi fido troppo. Devo andare su prima che vada su. Ok. Va bene, credo. Ah,
ma lo so cosa fa, lo so. Porca. Che bello però, funziona. È facilissima sta cosa. È la prima riflessa. Va bene. Seconda sarà da queste parti. Boh, nemici non ce ne saranno più, quindi posso prenderla tranquillo, dai. Ci stiamo divertendo. Sta musica mi inquieta però, mi inquieta tantissimo. Allora. Cos'è? Ma quindi? Io? Vai Kratos, non aver paura di questa signorina che ti sputa palle di fuoco addosso. Mi sa che devo respingergliela. No, niente, mi sa che devo respingergliela addosso. Però non so con cosa, penso con L al momento giusto. Non ho un potere che respinge, non ho un potere che respinge però. Non ho un potere che respinge. No. Ma è morto subito. Vabbè dai, penso che abbia salvato dopo... No, non avrà salvato nulla. Come sempre non avrà salvato nulla. Ai ai ai, devo rifare tutto, 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 proprio, tutto, tutto. Va bene. Non è così terribile. È solo un pezzettino, dai, solo un pezzettino. Qui ci siamo già stati, ok, ci siamo già stati. Non si butta da lì? No. Tempi di attesa. Non si butta da lì, ok. Qui ci siamo già stati, ok. Quindi rimane questa. Qua non possiamo andare, come avete visto. È pericoloso. Ah, ma c'è questa. Ma allora è facile, ragazzi. Facile, facile. È tutto facile qua, tutto facile. Non ci sono problemi. Non ci sono problemi. La risolviamo con un piccolo calcio. One shot, one tier. Ok. Bene. Primo potere è stato resettato. Avanti il prossimo. Ci riusciremo anche qua, eh. Vi assicuro che è più facile di quello che sembra. Fatto prima. Ma il potere della Fenice ce l'ho, vero? Sì, sì, l'ho potenziato. L'avevo presa. Avevo il dubbio se l'avessi già fatto o meno, ma direi di sì. Avanti, avanti. Ci vuole il calcino per superare questo. Eccola qua. Dove l'abbiamo messa questa? Qua. Quindi ora. Ciao, grazie ancora. Ti faccio un altro shout out. Mi raccomando, ragazzi, se non lo seguite, Ivan, seguitelo, Podcast Fiore. Sia qui che su YouTube, non soltanto su Twitch. Ciao, a presto, grazie della compagnia. Ho apprezzato tantissimo. Ecco qua. Abbiamo aperto questo. Ma aspettavo di trovare il potere che mi dava. Grazie. Om, namaste, namaste. Ok. Ahia, mi sono fatto male. Allora, qua. Questo qui allora lo sblocco dopo. Lo dobbiamo far più avanti. Peccato, peccato. Ma ci sarà il modo, ci sarà il modo. Per caso Andy te lo ricordi questo? Secondo me c'è il modo per respingerlo. Però non è questo, non è questo pulsante. Non è neanche questo, non è neanche questo. No, questo non respinge. Chissà com'è il metodo. Va bene, noi andiamo avanti nel frattempo. Qui si salva, qui si salva e si va verso la fine.
Dovresti avere lo scudo di Sparta. Non ce l'ho, non ce l'ho. No, non ce l'ho, lo scudo di Sparta non ce l'ho ancora. Sicuramente non ce l'ho. Ho queste urne qua. Scudo di Sparta, niente. Devo aspettare allora, devo aspettare, ok. Ah, mi sa che lo prendo dal barbaro, mi sa che ho questa sensazione. Se ricordo bene, lo prendo dal barbaro. Vediamo un po'. The Bog of the Forgotten. No! È inquietante. Questi morti che hanno fatto una brutta fine. Belle statue però, belle statue. Ispirano fiducia. Sono delle sfingi alate. Ok. Sarà sicuramente velenoso. Ovviamente, ma non mi aspettavo di morire per un saltello, dai. Ovviamente. Cavolo, è stato bello terminare Metal Gear Solid 3. Un gran finale, veramente. Metal Gear Solid 3 è bellissimo. Se non avete giocato, recuperatelo. Se avete una Play 3 o un computer, perché sicuramente c'è anche su computer. L'hanno tolti però dallo store, non possono più comprare, stranamente. Peccato perché mi aspettavo che questa fosse una strada, ma a quanto pare no. A quanto pare non si può andare. Tra poco ci sarà. Non vedo l'ora, guarda, non vedo l'ora. Hidden deep within the spire lie the Nascosto in questo sisters. posto. They control the threads of fate. Loro lega i They fi loro control controllano i the fili del whole destino, thread. le And you will be able to return to the moment when tre sorelle. Zeus Quando ce betrayed la them. farai, tornerai indietro al momento in cui Zeus ti ha tradito. Eccolo qua, il barbarone. Eccolo qua. Eccolo. Ricordiamoci di tornare indietro per il bordo. Oh, che simpatico che è. La devo premere i pulsanti, non devo premere io. Ok. Che bello. Nuovo boss, secondo boss di oggi, eh. Oggi ci trattiamo bene con tutte queste boss fight. Mamma mia, che roba. Siamo sul cavallo anche noi. No. Abbiamo fallito. Pare di dei, Kratos. Il potere di Ade. Il tormento. È quello che aveva. Il nemico di Kratos, questo. La luce scende su di me. La mia vendetta sarà furiosa. Kratos. Il servo di Ares. Ricordi quel giorno, Spartano? Non lo dimenticherò mai. Mamma mia, che bello. Sta ricordando la storia dell'uno. Quando abbiamo fatto il patto con Ares. È un gran boss. Il martello del Vauro ha potere di chiamare i defunti. Se sì, viene, ha detto che viene dall'Ade. Quindi avrà un potere legato all'Ade, giustamente. Che figata. This time. Fantasma di Sparta. Sarò io a prendere la tua testa. Ecco che parte la musichetta. Si combatte. Devo studiarmelo bene. Questo potere non è male, però, colpire a distanza. Non è un potere magico. Ma interessante, eh. Se voglio toccate fughe meglio. Via. Ah, mi ha colpito. Che figata, ragazzi. Bella battaglia questa. Ah, mi piglia pure. Via. Voleva lui. Ai cavalli basta girare intorno. Di solito. Non sono veloci a. È il segreto dell'affrontare un cavallo, non che io l'abbia mai fatto in vita. Bravo. Non posso usare il potere. Ok, nuovo potere, nuovo momento.
Vai via dal mio cavallo! Esatto! No, il cavallo lo volevo vivo! Potevamo rubarlo noi il cavallo! Non siamo ladri di cavalli! Non hai imparato niente da Red Dead Redemption! È John Marston! Sono stato. Non pensavo di fare quella brutta fine così. Sembrava così facile. Non pensavo cadesse nella palude. Fa malissimo. Ci stiamo liberando i suoi spiriti. Adesso va meglio di prima adesso. Via, via, via. Oh, mi piglia sempre. Via. Sono un po' distratto. Stavo andando talmente bene. Che storia, ragazzi. Ce la possiamo fare? Io ci credo. Ci credo, ragazzi. Colpisco finché non cadi. Eccolo qua, abbiamo il potere di fregargli il cavallo. Stia fermo, signor Barbaro. Signor Barbaro, stia fermo. Ah, dai. Ecco, ora. Oh, finalmente. Ecco il cavallo. Ci sono rimasto male che non ti dà neanche il QTE. Te lo pirlo, basta. È volato lui! Ah no, era troppo bello. Mi stavo già emozionando. Oh cavolo, oh cavolo. Cosa sta facendo? Evoca i defunti, hai ragione. Ho paura di questa battaglia. Musichetta stile Avengers, wow. Ah, conosco questo, dico quello. Fino di più. Voglio stargli alla distanza da sto bestione. Ma chi sta colpendo? Perché abbiamo quasi il potere l'ira degli dèi, dai. Abbiamo quasi l'ira degli dèi. L'ira dei titani, volevo dire. Andiamo di te. Ce l'abbiamo? Dai, sì, ma... Può usare la pietra del tempo? Ma come? Ma no, no, non me la fa usare. Vedi che... Non me la fa usare, magari. Oh, di nuovo lui! Che sfortuna questo, ma poverino. Di nuovo la Nemesi. Certo, c'è la sua Nemesi. È quel poveraccio del muro. Forse hai ragione, forse c'è un modo. No, non me la fa usare la pietra. Prima o poi ti farò dei danni, eh. No, niente. Via. Cosa succede? Che succede, ragazzi? Mi ha colpito. Che rischio. Fa male, eh. Via, via, via. No. Non ha, mai una volta che riesco a fermare questi poteri. Come contro Ares. Aia, ma... Oh, finalmente. No, ha vinto lui, ha vinto lui. Non ci credo. Dai, che ce la faccio. Via, via. Vai, ci sono, ci sono.
Vai, 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 che gli dobbiamo rubare il martello. No, come no? Ah, abbiamo vinto, abbiamo vinto. X. No, l'ha ripreso. Ha vinto lui. Ma non ci credo. Questa ingiustizia. Prendiamo il martellone e ora bisogna fare i tasti giusti, eh. Attenzione. Dai, il primo è andato. X. Cerchio. Cerchio. C'è, abbiamo vinto. Grandissima. Festeggiamo, ragazzi. Festeggiamo. Con questo. Wow. Che potere. È veramente forte sto martello. Bam. Si posso usare questo. Dovrei tornare indietro adesso. Tecnicamente. Come si cambia l'arma? Così? A R2? R2? Andy, me lo consigli il martello da sviluppare? O è meglio le solite lame? Mi sembra molto potente ma anche tanto pesante. Forse usarlo con il Minotauro. Proviamo. Vabbè, con questi è utile. Ha ottimi nemici grandi. Eh sì. Con quelli agili non ha senso. Non posso neanche rotolare. Figata. Tempio di Euriale. Tempio di Euriale. Ok. Oh, poverino. Ma ha fatto una fine orrenda. È chiusa. Ci serve la chiave di Euriale. Va bene. La prenderemo la sua chiave, la prenderemo. No, non posso farci nulla. Ma è bello, sto gioco è veramente fatto bene, ragazzi. Fatto benissimo. È incredibile. Allora, potenziamo il martello. No, questo qui è tifone. Crono, 3300. Ecco, il Barbarian, 4500. Quindi non ha senso potenziare nulla adesso. Prima di andare da questa. Ma non prendo l'energia adesso, magari ci torniamo ed è pericoloso dopo. Grazie dei consigli, Andy, davvero. Grazie di tutto. Allora, domani verso che ora metti il filmato? Se lo metti di mattina riesco a vedermelo prima di andare in live. Allora, prima di andare qua. Buonanotte, a vedere se posso aprire la porta, ma non credo. Sicuramente sarà bloccata la porta di Euriale. Infatti. Mi pietrifica. Quindi la strada, l'unica strada giusta è questa. E ripeto che non è un problema. Lo carico verso le 10:30-11. Ottimo, io anch'io carico più o meno per quell'ora i filmati su YouTube. Infatti, come puoi vedere, stiamo lavorando un po'. Ah, guerriero, aiutami! Lo dobbiamo aiutare, Il modo di aiutare di Kratos non è lo stesso modo di aiutare di tanti altri eroi nei giochi, ma... Ok, un po' come giocare la Renegade di Mass Effect. E quindi... La chiave di Euriale, ok. Proviamo un po' il martellone, voglio provarlo. No, qui non va bene, sono nemici lì. Nemici agili qua. Questo è utile quando sono in gruppo. Utilissimo sto potere, ragazzi. Vedete? Vai di fulmine. Eh sì, eh. Esatto.
elettrificati. Oh. A parte che questi sono scarsi, eh. Dai che ce la facciamo, dai che ce la facciamo. Poi vediamo un po'. Abbiamo preso la chiave di Auriale. Non possiamo andare di là, no, nel momento no. Si torna indietro. Strano perché la musica non si è ancora interrotta, la musica di battaglia. No! Erroraccio qua, vabbè. Mi farà partire da qua? Vabbè, la rifacciamo, dai, nessun problema. Anche se il motto dice ogni lasciata è persa, ed è vero. Adesso di fare nuovo tutto. Piace. Non voglio usare subito l'ira dei titani. Potrei anche farlo. Basta così, basta, troppo, troppo. Un po' la recuperiamo. No, ma è facile sto pezzo, facile, facile. Oh, possiamo tornare indietro, dai. Ogni lasciata è persa. Oggi mi piace questa frase, non so perché. Non sono un grande fan dei proverbi, ma questa frase mi piace proprio, mi è rimasta impressa. Chissà, nel mio subconscio, nel mio inconscio ci sarà un motivo per cui mi esce. Vabbè. E ce l'abbiamo fatta. Si va verso la gloria. Alexa, accendi Leone. Ok. Olè. Un po' di luce, ragazzi, un po' di luce. Qui il buio non piace a nessuno. Oh, gli scheletrini, che carini! Io adoro gli scheletri. Se li mando qui. Che belli scheletrini. Non posso agganciarlo e lanciarlo di no. Ma che carini sti scheletri, veramente. Ma sono bellissimi, sono bellissimi. Sarò io che sono strano, ma li adoro, veramente. Gli scheletrini, penso, che carini. Io dico, oh mio Dio, è una roba morta. Che carini. Volevo, gli ha fatto anche questo, brutal kill. Perfetto, si va avanti. Sono le 6:03 del pomeriggio e procede divinamente. In tutti i sensi, visto che è un gioco divino. No, il gioco non è divino, però. Kratos è stato divino prima di diventare scomunicato dall'Olimpo. E mi ha detto, ma tu non puoi continuare così, signor Kratos. Non si fa queste cose. E Kratos con la voce, col doppiaggio di Andy, dice, mi sono mangiato la porchetta. No, beh, la sai far solo te quella voce, io non ci riesco però. Però mi ha fatto ridere per qualche strana ragione quando mi ha detto, mi sono mangiato la porchetta. Mi ha fatto morire da ridere. Ok. Le rovine del dimenticati. Ok. Oh. No, non è quella giapponese lì. Non è il corno giapponese questo. Questo che porto domani sarà meglio. Si crede. Questo qui è arrabbiato, eh. Premi, certo. Ma premi, certo quando? Ma perché mi deve picchiare lui? Ma come faccio a togliergli la persona che ha sopra? Di nuovo. Mannaggia. Oh, ma quante ne prendo sta finale? La perdo. Guarda che la perdo. La persa perché sono stato poco intelligente. No, bisogna far tutto. Ma veramente? Anche sto pezzo qua devo fare. Allora, sono più comodo con queste. Non offendetevi, titani, ma sono più comodo con queste. Le rovine dei dimenticati. Posso saltare? No, non posso.
Dove veniamo? Oh, oh, oh. Ma io non posso disarcionarlo presto. Mi sa che devo prima colpire questo. E se sparo a lui? Sì, lo funziona. Bene. Vai giù, te. Lo colpivo subito. Sempre lievo per l'infinito questo. Ok, uno in meno. È anche meno pericoloso se non c'è lui sopra. Molto pericoloso. Ti picchio. No, non riesco a fare. Aia, mi picchia lui. Cerchio, è ora, è andata. Cerchio. X. Triangolo. Con un occhio di riguardo. Occhi di ciclope. Mica male. Allora era questo il gioco, non era il 3, era questo qua dove si collezionano gli occhi. No, ancora questo. No, è tornato l'evocatore. Me l'ha evocato uno. Non lo farò andare sopra. No, è andato sopra. Disarcioniamo. Vada giù. Ok. È tornato su. Vada giù dal titano. Ok. Dai, è andato. Ok, ne rimane sto bestione. Lo useremo. Questo, non sarà un problema. Che botta! Aia! Oh, ma è scatenato questo! No, volevo l'occhio! No, non volevo l'occhio! È andata così! Te la fai vedere se posso tornare indietro e prendermi la vita? Se prendo la vita qua... Ma la vita fa bene questa, dai! La vita va bene così! Però la magia mi serve! Tanto è strapieno di forzieri sto gioco, non è che... Mi spiace che volevo prendergli l'occhio, ma vabbè, fa lo stesso, ormai è andata così. Salta. R1? Ah, devo bilanciarlo. Vendiamo livello. Mi ispira sta zona. Cos'è? Si rompe. Oh, cosa c'era lì sotto? In questo che porto domani. Ah, scusami, mi è apparso un nuovo messaggio. Come se fosse nuovo, ma non era nuovo. Ma fregato. Cosa sei te? Oh mamma. No, paura qua. Dopo. No, anche qua. Nemici ovunque. Nuovo. Sì, lo sappiamo che questa cosa si può distruggere. Si può distruggere? Ah sì. Immaginare. Oh, che figo! Ma non voglio perdere, non voglio. Io voglio combattere. Cioè, sta. Comunque ho visto il film di Resident Evil, mamma mia che roba, l'ultimo film uscito di Resident Evil, ragazzi. Agghiacciante. Cioè, se vi aspettate fedeltà, è tutto tranne la cosa meno fedele del mondo, ma anche se non ve lo aspettate, agghiacciante. Musiche belle, musiche rock, pazzesche, tipo Crash di Jennifer Page, My Favorite Game dei Cardigans, musiche sono belle, ma cavolo, il film in sé è una ciofeca clamorosa.
Ciao Power Stefano! Grande Stefano, mi avete chiamati solo Stefano. Lo shoutout posso fartelo canale qua, vero? Come va? Come va? Ah no, sì, io te lo faccio lo stesso, poi vediamo un po'. Minecraft, grandissimo, ma va bene, sono proprio scatenato oggi. Questo è il God of War 2, è un vecchio caro classico dei tempi della Play 2, in versione HD, quindi in pratica la versione PlayStation 3, ed è bello, molto molto epico. Voglio vedere se riesco ad andare avanti, ho fatto due boss oggi, due boss nel primo gioco. Ma questi mi stanno menando. Un po' di vita. Ah, ma qui c'erano solo queste, allora devo andarci, mi tocca andarci. Devo fare tutto il giro, ragazzi. Non posso? Ce n'è ancora uno! Ce n'è ancora uno! Evil 1, eccolo qua. Eccolo qua. È andato! Come va, Stefano? Come va? Spero che vada bene la tua giornata. Grazie, assoluta. Figurati, ci mancherebbe altro, un piacere. Allora, eccomi qua. Oh, lo so, poi... Sei amico di Geruxian, che è un grande. Lo sento tutte le mattine, ci facciamo le chiacchierate mentre lui gira in città per Bari. Scusa, ma che ritardo, ma non preoccuparti. Dicevo, questa volta, sta settimana, due volte sta settimana, God of War. Eri tu che mi avevi suggerito di portare Ace Attorney, che è quello, la saga di Phoenix Wright. Eri tu che mi avevi suggerito? Perché sto adocchiando quando arrivano sconti. Sto adocchiando. Tora, grande, vuol dire tigre, tora, in giapponese. Ciao Alex, yeah. Vedi che continuo ad occhiare le offerte, io te l'ho detto che bellissima, è bella, sì, io l'ho giocato su DS, pensa a giocarlo su PlayStation 4. Alex, guarda qua cosa, Alex, ho una cosa per te, ciao, due cose per te, una è questa. Bella, eh. E l'altra è Mario Level 1. Con la nuova grafica Just Chatting fatta... Questo sfondo a coin. Sono le piramidi, ti faccio vedere. La blocco un po' perché altrimenti sarebbe copyrightata, ma non diciamolo in giro. Visto? Sono le piramidi, classico sfondo coin. È un fondo da... Ma è stato coin a darmi l'idea di fare una grafica, no? In realtà... Era un po' che la volevo fare, ma sentendo lui che stava lavorando le grafiche, dai, lo faccio anch'io, dai. Lo fa coin, lo faccio anch'io, ci divertiamo. Comunque Alex, se vuoi vedere i tuoi punti mese, che ti preoccupavi di vedere perché non sei in top 10, guarda, io ne ho 92, sono bassissimo di mese. Perché questo mese si vince una chiave. È la chiave o di un gioco di guida per PC, oppure è la chiave di un gioco FPS retro stile. Sempre per PC. E poi coin mi è caduto in basso. Cosa? Come mai ha toccato Nova? La chiave di tinto. Quella per te, Cla. Ti diamo quella lì. Quel film lì. Blu-ray. Se lo trovo per Cla. Tutto per lui. Lo compra Alex. Assolutamente. La chiave di tinto. Ecco, guarda che bello. C'è qua. C'è la Egi. Che è venuta a trovare. Perché no? Saltiamo. Olè. Di qua. E sento che è la strada giusta. È la strada sbagliata. Ma che cosa ne so io? Non vanno più. Io ho anche la cosa di Giphy attiva qua. Prova. Prova. Prova tutto. Tanto io bevo, eh. Chissà cosa vuol dire per aspera ad astra. Chi di voi conosce questo motto latino? Tento, vada. Che escono fuori le GIF di Euseba. Ah, ma no, qua non ci sono. Qua, provale. Non vada mazza, prova qua, Alex. Provale. Che ci sono. Infatti vi faccio sentire un po' di sound ancora Mario Level 1. Questa è la vecchia grafica, eh. Perché va lenta Mario Level 1? Signor Mario... No, non vanno, eh. Non so cosa è successo a Giphy, sinceramente. Non so cosa è successo a Giphy, però. Frase con cui si suol... Significa che la via della virtù, la via della gloria è irta di difficoltà. Anche, in realtà vuol dire dalle asperità... Esatto, dalle asperità alle stelle. La frase vuol dire quello, esatto. Bravissimo, Alex, quante cose che sai. Mamma mia.
Alex, voto 10 in filosofia e mi sembra che fai l'istituto tecnico, quindi non hai filosofia. Non hai filosofia. Mamma mia, Marcello, cosa c'è qua? Si è buttato giù. No. Vedi che... Sì, non è male, ma no, ma è un grande storico, un grande storico. Personalmente, il mio storico preferito, e vabbè, direte che cavolo, è solito, è quello là, come si chiama, quello che lancia le onde energetiche. E poi c'è, ovviamente, Alberto Angela, che anche lui non scherza. Gero è il mio amico storico preferito, È un grande storico, ma bravo anche lui, dai, che mi insegna tante cose. Kakarot! Kakarot, Gero. Siamo passati Goku, Kakarot, Gerux è un storico. È il mio amico storico preferito, ma sai quante volte mi ha spiegato cose durante le mie dirette? Lo so che voi lo vorreste a serata horror, però... Onde energetiche, Hirohito. Ma te ne immagini? Allora, il signor Kamehameha era un re. Adesso voi non ci credete. Tolgo un attimo l'audio. Alexa, chi è Kamehameha? Ecco qualcosa che ho trovato sul web e tradotto. Secondo Moviver.com, Kamehameha è il leggendario re che è stato il primo a unire le isole agli anni di guerra, che ha adempiuto la profezia che circondava la sua leggendaria vita fin dalla nascita. Dottor Morte è loro di One Piece. E un certo dottor scappa in Argentina banciando la... No, non si può dire quella... Vabbè, si può dire perché non è offensivo. No, quella non si può dire! Quella... Cavolo, mi bannano il canale questa frase, Alex. Non si può... Dio benedica l'America. Sempre detto, come dice la frase. No, sono caduto giù, sono un mona. Ok, si può dire sono un mona, almeno... Cavolo, si potrà dire almeno qualcosa. Che è che il monaco che batte la porta e che chiude urlando? Ma porco cane. Ok. Dio benedica la grande Germania. Ma va bene anche la Germania. La Germania si... Benissimo. Ma la grande domanda è quanti punti mese ha Alex? La mia grande domanda. La domanda del giorno. Quanti punti mese c'ha questo ragazzo? Secondo me non sei tanto distante dalla top 10. Comunque passi sempre. 409, fighissimo. Quanto ci vuole per salire? 1300, oh mio Dio, è tantissimo. Hackerato, no, nessuno ti tocca. No, ma queste non le tocca nessuno. Ci mancherebbe altro, Ci mancherebbe altro. Sono legittime. Ok, devo evitare di cadere. Pof. Ma non vanno giusti qua. Oh. No. Ah, bisogna far così. Sono le solite truffe. Il tizio sovietico. No, non può toccare, tranquillo. Mi ha chiesto se poteva avere accesso. Gli ho detto. Comunque se mettiamo su TikTok i sound ambigui che effettivamente giochi. Ma sai che non è una cattiva idea. Certi squimiti incredibili. Ci vorrebbe il suo permesso, ovviamente. Ma questi si fanno detonare, ma è allucinante sta cosa. Oh, buttiamo giù. Vorrei le lampade di Ed. Io voglio le lampade di Ed con questi nemici. Grande la. Ma Alex non conosce le lampade di Ed, Alex. Non le conosce. Ma meno male che non le conosce, perché si mette a con. Pensa se Alex conoscesse Ed e Ted. Che brutte cose che inizierebbe a citare in chat. Se conoscesse anche loro, sarebbe grave. La mia chat sarebbe. Le nostre chat sarebbero morte per sempre. Oh, arrivano i tizi che si esplodono. Ok. Esplode. Fatto boom boom. I miei compagni di classe mettono su internet ogni cosa che esca strano da. Ma è normale. Su TikTok si fa così. È normale. Scommetto che non chiedono permesso, ma sti cavoli, ovviamente, a quell'età lì non possono neanche fargli nulla, non sono anche minorenni, quindi neanche possono rischiare. No, cosa è successo? Cosa ti ha fatto Streamlabs? Signor Streamlabs, cosa è successo? Cosa ti ha sospeso i messaggi? Incredibile, foul language. Che c'è? Non lo sapremo mai. Streamlabs rimuove tutto, anche per noi moderatori, non possiamo vederlo, quello che c'è scritto.
Sonic Knuckles è, peggio, è più brutale di un mod, è più brutale di un mod. I mod almeno puoi leggere quello che hanno scritto, la Street Labs è pazzesco. Oh. Voglio vedere ancora un attimo la top, voglio vedere chi sta vincendo il gioco, chi sta vincendo il gioco. Al momento Angle Videogame e Kevin se la giocano alla grande. Tizio non tanto dietro, non tanto dietro. Il coach dovrebbe già essere, secondo me, difficilissimo che salga su però. Che succede qua? Ah, devo prima colpire questo. No, no. Non va bene qua. Devo salire qui sopra io, quindi. Signor qua. Ecco qua. Ed e Ted. Allora, questo si rompe, si vede che si rompe. Era palese che sta cosa si rompe. Allora, cosa ci fa questo? E voi le due sbucate. Puoi abbonarti a questo GRU se possiedi un account Amazon Prime. Puoi abbonarti gratuitamente al bagno. Vantaggi per abbonati: niente pubblicità, gruppo Telegram, chat room esclusivo su Twitch, anteprime su progetti emoti con personalizzati, eventi esclusivi e molto altro. Che emozione! Ma soprattutto il bagno, soprattutto il bagno. Questi sono immortali. Di nuovo esplodo. Sta cosa non l'ho proprio capita, sta cosa dei tizi che esplodono, però. Non l'ho proprio capita, però. C'è finta di nulla. Oh, c'è una cosa qua. C'è una cosa che si può prendere. Cerco di prenderla quando arrivo. Ho visto una roba rossa. Le acque del fiume Lete. Non penso. Ma non si può prendere. Non si può prendere. Peccato, pensavo fosse utile. Vediamo un po' cosa succede. Allora, questo lo mettiamo qua, ovviamente. Surprise, surprise. Ok. No! Sta cosa non mi piace neanche un po'. È troppo ittosa sta cosa. Comandi, mamma mia, me ne sbatto. Ma questi, sai chi so chi è questo? Sono i comandi di Ara, di Kla. Le Wolverine. Abbiamo però anche qua, abbiamo un comando che Kla usa sempre, che è questo qua, con la sua voce, che fa... Ma ciao, ciao bella gioia, come stai? Bella. Che succede qua? Insomma, ci sarà un motivo per cui mi ha sfondato questa? Ho già capito tutto. No. Questa musica comunque è adorabile. Ma se lanciavo di qua? Ovviamente no. Comandi del canale. No, non si può dire. Megan Wolf. Eh beh, sicuramente ce l'avrà. Ce l'avrà Megan. Megan Fox. Non Megan Wolf. Megan Wolf o Megan Fox? Megan Wolf. Megan Fox la conosco. Megan Wolf? No. Ovviamente non credo che esista. Allora, io devo alzarmi su, che non ce ne faccio più. Questo fermo. Posso lanciarlo? Posso colpirlo? Sì, posso. Ce l'abbiamo fatta. È stata facilissima. Olè, olè, olè. Due cose segrete. Ah, ah. Come direbbe Lara. Ah, ah. Come direbbe Lara. Ciao Coin, vero, sicuramente. Ciao Coin. Alex, ma l'hai già sentita la cosa pazzesca? Un secondo, eh. Chi è la leggenda? Silver Vendetta è un eroe dei videogiochi ispirato al grande talento di Vendetta, un genio del calcio e campione mondiale del Brasile. Si tratta del mio eroe preferito, un vero talento. Ma po'. Chiuso. Allora, Gambara è un comune italiano di 4.499 abitanti della provincia di Brescia e Lombardia. Il territorio comunale confina con Gottolengo e Fiesse, anch'essi appartenenti alla provincia di Brescia, con Ostiano e Volongo, appartenenti alla provincia di Cremona. Gambara è un centro agricolo con diverse fabbriche che producono senpai. Ovviamente producono senpai. Passa una bella serata, bro. Grazie, Andy. Un altro shoutoutino al tuo canale che sei stato... Un aiuto. Mi sai solo aiutare qua? No, non credo. Mi sa che devi andare via. Ah, peccato.
Volevo fare sta cosa, ma non so come si fa sto pezzo. Come si farà sto pezzo? Mannaggia, ci sarà il modo. Lo so il modo. È una stupidaggine, ma ho capito come si fa. Lo faccio passare di là. Ma era più semplice del previsto. Risolto. Lo vuoi sentire, Andre? Alex? Browski, grandissima, bella quella. È quella di Matt Riddle, che se non sbaglio è il preferito di Kla nel wrestling. Matt Riddle, vero? Ecco qua. Era veramente facile sto coso. È andata. Ce l'abbiamo fatta. Alex, credi anche tu, ma anche no. No, non ti piace Matt Riddle. Eppure è sempre lì che fa bro, fa le battute, fa le battute, fa il figo, fa così. Quindi, insomma, se sei un di quei quindicenni che si gasano per queste cose, è sicuramente il tuo preferito, ma non sei un quindicenne che si gasa per queste cose. Comunque oggi ho dovuto segnalare un video oggi. Che roba. Segnalazione brutale. Spero che prendano provvedimenti, ma secondo me non prendono provvedimenti. Sarebbe troppo bello se li prendessero. Ecco qua. I nemici spuntano su. Bene, signore, i limoni, ok. Devo stare via te. Ok. Via qua. Vai via. Assaggia il fiume lete. Ok. Ancora di più. Ancora di più. Basta, nemici. Va via da qua. Ok. Andato. Andiamo più. Al massimo. Oh, è andato. Avanti il prossimo. Posso spingere di qua. Ciao rapina, grande rapina, Kevin. Ma Kevin con le sue rapine vince sempre, tranne l'altra volta, ma che figata. Se vediamo la top 20, lui è primo. No, non è primo, però sta andando bene. E soprattutto ha fatto tutto con le sue forze, senza far gambling. Quindi in pratica ha dimostrato di potercela fare col duro lavoro. Col duro lavoro è al quarto posto. Ma mi piace, grande coach. Andiamo avanti, dai. Voi i rose role in vuole carotoni da scuola, dicevo, un poeta non è un poeta, ma non sarà mai un poeta qua. Avanti, quando farai just chatting? Bella domanda, mi sono preparato tutto, come puoi vedere. Possiamo tornare in just chatting, ragazzi, eccoci qua. Il video che andiamo a vedere oggi sarà qua. Vedete, si può fare. Cosa ne pensi dei polli? Ragazzi, raccontatemi le vostre cose sui polli. Descrivetemi tutte le vostre sensazioni che vi danno i polli. Vi emozionano i polli? Vi siete mai innamorati di un pollo? A pelle figlio da pollo, faccio una palla a pelle pollo, faccio i pesci vengono a regare a pelle da palla a pelle pollo, fatta la pelle figlio da pollo. Mi raccomando, descrivetemi. Oh, ma ragazzi, non vi sto facendo vedere il gioco. E io vedo avanti a parlare di pollo. I polli no, le pollastre sì. Oh, bravo Alex, sta crescendo Alex ormai, sta pensando le cose interessanti. Bravo. Massimo rispetto. Se ne vado di qua. Se ne vanno tutti lontani da me. Ok. Ovvio, vedi che Kla interviene e dice, certo che sì, Un po' come quando si dice boia e boia faus. Oh, cos'è? È un mostro sto qua! È un dannato mostro! Che bello vedere i giovani che crescono, beh. 5 giorni fa si emozionava per Euseba e adesso si emoziona per le signore calienti. Usiamo l'ira degli dei su sto bestione. È un titano, un titanone. Attacco on Titan! Ok. 27 hit. Ok. Beh, mica male, sarà un boss quindi. Mi fa male. E Seba rimane un dio divino.
Ma io non ho mai capito sta cosa delle Seba e Useba, però. Non ho mai capito perché ci sono entrambi i nomi. Picchiamo, picchiamo. Oh, c'è già un giacerchio. Triangolo! No! Non l'avevo considerato! Quadrato! Triangolo no! È un reato! Ecco qua! Quindi posso colpirla? R1 Y. Chi è che lo vuole un YY, ragazzi? Una dose di YY per Alex. Che secondo me Alex veramente vuole superare Tizio. Ecco, se ce l'ha fatta lui, ce la posso fare anch'io ad arrivare al primo posto. Che dite, una run di suoni di coso? Di Red Dead? Easy, it's ok, go easy girl. You are ok. E anche abbiamo lumbago. Questo è il suono di quando diventiamo più avanti con gli anni. Very serious. Lumbago, really? It's the lumbago. I have I overdo it. I'll get a relapse. It's very serious. Get up! È vero, relapse. Ma povero Ancol, è mortale la lumbagine, è gravissima, lo sta uccidendo lentamente, dice. La lumbagine. La malattia più pericolosa della storia. Mettiamolo giù. Ok, avanti. E questo gioco sembra breve, ma in realtà è lungo, come gioco. Non finisce in fretta. Durerà ancora un bel po'. Vai giù te. Dovrei andare lì. Tesori. Ancora. Allora, si decide. Non ho paura. Ma non ho paura di voi. Ma vai giù te. Okay. Anche te. Vai giù. Okay. Vai giù anche te. Okay. Ciao. Siamo arrivati. Ok. Avanti, avanti. Cerchio, cerchio. Oh, c'è una di queste che rallentano il tempo. Ah, so cosa devo fare. Molto semplicissimo. Molto semplicissimo, guarda. Rallentiamo tutto. Oh, oh. Ok. I got lumbago, very serious. Ce l'abbiamo fatto. Non si può passare da qui dietro, vero? Non si può. Guarda la gallina, sto pezzo. Ragazzi. È mortale questo. Nani? Come faccio di andare qui sopra? Voglio andare lì, voglio andare lì. Ci sarà un modo per andare qui sopra, dai. Ci deve essere un modo. Se ne era appeso? No. Non mi interessa? Sì, posso. Ah, no, ma non c'è niente. È una fregatura, ragazzi. Non c'era. Non c'era niente lì. Ma basta. Ok, facciamo un salta giù. Ok. Il potere di Sephiroth. Altri nemici diventano pietrificati. Oh, facciamo anch'io sta fine, Via, 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 via. Scappa, scappa. Ok, ci abbiamo fatta. Sono le solite belle gioiettose. Eccole qua. Pa. Dai che va, dai che va. È la prima parte andata. Seconda, dai. Tutti sti nemici qua mi stanno rompendo le scatole. Li teniamo impegnati, rispondiamo qua. È andata. Non posso eliminarli, vero? Sono infiniti? Allora, facciamo un salto. Saltiamo qua. Veramente. Come Jungle Boy, Tarzan Boy. Ecco qua. Siamo arrivati qua. Veramente, stile Tarzan Boy, ragazzi. È andata. Mi fanno la gallina. Mi automemo. Cos'è sta cosa?
Spingi, spingi. No, cos'è? Clamoroso, clamoroso. Come Zamorano. Non c'è, ti ricordi Kla Zamorano? Era forte quel giocatore. Un giocatore che l'Inter ha avuto, che sapeva fare le cose bene. Paolo, se oggi l'Inter avesse Zamorano vincerebbe... vincerebbe lo scudetto, vincerebbe lo scudetto. Zamorano sarebbe certo lo scudetto. Perché le porto qua ste cose? Non capisco un cavolo di nulla. Vabbè. Ci sarà qualcosa che va messo su sull'altra? Dani? Ma te riusciresti a riceverle? No, riviste di calcio retro? No, le ho perse le mie. Le ho perse le mie perché erano sporche. Era arrivata l'alluvione, si sono bagnate tutte, mannaggia. Non pensavo che lì fosse pericoloso, ma hanno allagato tutto, ho perso tutto. Ma magari a meno che non si mettano qui sopra. Qui ci sono già stato. Ah, ma la conosco la strada, ma la conosco la strada. Bisogna farlo qua. È semplice ragazzi, è semplice. Le Vasco Rossi. No, ho sbagliato tutto. Le Vasco Rossi. Eccolo qua. Purtroppo non è fa. Non le trovo, non le trovo. Io non riesco neanche a trovare quelle attuali di rivista. Sarebbe bellissimo, Kla, sarebbe bellissimo. Cavolo, trovare il Guerin sportivo e tutte queste cose, sarebbe fighissimo. Avevo quello con gli albi di anno per anno, era troppo bello. Ci spacca tutto, ok. Stavolta ce la facciamo, buttiamo giù il tempio. Buttiamo giù il tempio, quello sarebbe carino, veramente, ma non lo trovo più, cioè non li ho più purtroppo, si sono andati a male. Gli albi annuali avevo. Avevo anche qualche edizione di tutto Juventus, ma non me ne fregavo un cavolo perché non sono della Juventus. Però mio nonno sì, quindi. Avevo anche tutto Juventus. Vabbè, dai, che salto però. Che cos'è sto salto? Ma che cos'è questo salto? Oh no. Oh no. Ah, se ce l'abbiamo o no. Se avete sentirlo, ragazzi. Gesto roba. Ci sono due strade. Ah, ma questa è la solita. No, non è la solita. Questa è per tornare indietro. Non mi serve. Bisogna andare qua. Lì si va dopo. Prima sta parte, ragazzi. Ok. Wow. Ce la possiamo fare! Ce la possiamo fare! No, questa non è una bella cosa. Mi spiace. Direi di no. Lo so che si fa del male lì, lo so. Ma cosa ci fa una pietrificata? Aia! Non è un bel segno se trovo roba pietrificata. Mi dice. Li vedo di dietro. Non mi ispira fiducia sta zona. Ma che bocca che c'è. È Eurice questa. Questa è Eurice. Vediamo un po'. Alexa, chi è Eurice? Ecco una risposta di un utente Alexa Answers che ha tradotto. Un widget per una piccola applicazione che viene visualizzata sopra un'altra applicazione. Stiamo parlando di Eurice. Un widget può essere come una breve risposta per quell'atto e come il tempo. What? Ok, abbiamo preso questo. No. Una cosa utile c'è stata, dai. Non ha senso. Non posso distruggere questo. Vorrei, ma non posso. Posso distruggere anche questo? Vabbè, questo. No, non ce la faccio. Preoccupante,
Chissà cosa c'è da fare qua per passare. Oh, che spavento, grazie tizio. Molto carino questo. Grazie, grazie per tutto voi. Dicevo che stiamo giocando la top. Stai dicendo questo? Just a sexy boy. I'm not a boy, toy, dicevo. È vero, è vero. Jason has the fleece. Sto morendo. Ciao Stefanone, ci siamo. The fleece is the key. La fleece è la chiave, la pulce è la chiave. Si sta raccontando come uscire con questi. C'è un cerberone gigantesco di là. È morto. No, non è morto, quasi morto. E noi lo aiuteremo. Dice che ha la chiave. Oh. Ah, la medusa. La signora medusa. So dove mettere quello, ma bisogna eliminare la cattivona. Come stai, Stefanone? Che cavolo hai fatto? Perché hai bannato? Ma che cavolo fai, tizio? Tizio, no, guarda che rischi. Ok, ma non si fanno ste cose. Rimuove tutti i messaggi di una persona al ban. Non bisogna mai farlo. Perciò, penalità. Un mod. Lo so. Penalità per 5 minuti. 5 minuti l'han mod. 5 minuti. Come va, Stefano? Ma poi te lo tolgo e te lo rimetto il mod. Te lo rimetto. Tu sei un super mod. Però non fanno ste cose. Cavolo. È tranquillo, è una cosa temporanea. Però, cavolo, non fare per scherzo ban. Dico sempre, è pericoloso. Poi la gente viene bannata. Bene, se tizio non mi va. Esatto, esatto, quello che stavo pensando anch'io, Stefano. È quello che pensavo anch'io. Se tizio non banna, va tutto bene. Ok. Ho bisogno del tuo aiuto. L'abbiamo aiutato. Visto come l'abbiamo aiutato questo. Ho bisogno del tuo aiuto, Kratos. Più aiuto di così. Qui c'è il boss, ragazzi. Una volta non si usava la Vergine Norimberga per punire la gente. Eh sì, ci sarà anche quello, guarda. Dai, tranquillo, ti rimetto mod. Però mi spiace per Alex, però. Ma sono tutte valide, sono tutte valide. Una volta non si usava la Vergine Norimberga. Eh sì, la Vergine Norimberga non è una cattiva cosa, ma non posso farla sugli esseri umani, ovvero. Neanche sugli animali. Oh, questo cerbero affamato. Scusa, Alex. Mi sa che Alex si è spaventato. Abbiamo il potere. È un bel cerberone questo. Usiamo il potere finché ce l'abbiamo. Fighissimo. E una testa. No, niente, una testa. Sono ancora tutte e tre le teste. Ci riusciremo prima o poi. È forte sto certo. Posso tirare anche la leva? Ah, ho capito cosa devo fare. Devo stordirlo e usare la leva. Ho capito. Ed è forte, mi ha preso. Quasi game over. No! Mi sa che devo prendere la salute qua. Devo prendere, ragazzi. Quello è il mio cane. È un cane affettuoso. Funziona a quanto pare. È un cane da guardia che fa il suo dovere. Dai che ce la facciamo, ragazzi. Leggi, leggi. Mi sono preso il tuo messaggio. Kickett, ho dato il comando. A quanto pare sì, lo so. È un comando di Kickett, un comando di Kickett. Ciao, sono tornato. Tutto tranquillo, Alex. Non è successo niente di strano. Stiamo affrontando un cane che ci mangia. Ecco qua. Cagnolone. Tutto tranquillo. Bentornato, Alex. Dai che lo andiamo a battere. È il terzo boss di oggi. Non so se chiamarlo boss questo. Non è un nemico, non è un boss. Abbiamo affrontato due boss maggiori e alcuni boss minori. Adesso vieni qua. Ho finito di mangiarsi il coso. Lui ha tre teste libere. Ecco.
eccolo qua. Ciao Andre, che bello rivederti. Grazie. Per te Andre. Per te Andre, la dedico a te. Facciamo uno sacerdote. Se... No, non è uno streamer, non è uno streamer lui, eh. Non è uno streamer, ma il watch time non va più. È uptime sul mio canale, uptime. Come ti piace, Andre? Oppure hai messo il famoso vaso, il vaso che raccoglie i beat. L'ho messo, visto che ho messo anche quello, Andre. Ma fatti fare... Ciao a tutti, sacerdote. Guarda qua, il sacerdote Jack Leone Max. Incredibile. Per Aspera d'Astra, il mio motto preferito. Ecco qua, grazie davvero. È una figata. Adesso sono contro un boss, che è un cerbero. Il leggendario cerberone. Grazie per i beat. Grazie per i beat. Vediamo se va. Se va il vaso. Dovrebbe segnarli, eh. È un po'. Oh yeah. Il vaso. Il vaso si è spaventato. Dovrebbe. Ci si vedono i beat? Si vedono? Come fece Gerux ai tempi di canale per essere. No, non si può dire sta cosa. Ciao Selen, ciao Napoleone, ciao signor Red. Non si può dire. Infatti, messaggio eliminato. Ma ci si vedono sti beat? Boh, ci saranno, sono 5 beat, ma ci sono, eh. Hai letto i saluti? Sì, li ho letti. Hai salutato il signore Ed, signor Ted e Selen, è giustissimo. Ciao Gorbaciov, spaventoso, spaventoso lui. Madre Russia, spaventoso. Dai, dai. Mi lascia scattare? Figata. Infatti mi colpisce il cuore. Eccolo. Abbiamo il primo cerchio, dai. Prima testa se ne va. Ciao Cla. Grande Stefano, andato. Ah, è andato tutto. Abbiamo battuto. Ecco qua, Gorbaciov. Occhio che abbiamo anche Kevin in agguato, nel caso potrebbe sfogarsi brutalizzando gente che non rispetta le regole. Ah, sta fermate. Si può dire quel nome? Gorbaciov si può dire. È un ex. È un altro ex di Kla, di Andre. Ragazzi, mi sono perso com'è l'abilità. Scusatemi, ma stavo leggendo i messaggi. Come uso? A Golden Fleece. Ho capito. This Golden Fleece has the power to deflect approaching weapons and thrust them back to those who deliver them. Vediamo se funziona. No, non ha funzionato un cavolo! Perché? Ma scusatemi, si fa così. Golden Fleece. Argo Redon. L1 quadrato, eh? Ah, devo colpire poi con quadrato. Fa prendere L1 molto giusto. Va bene, buona doccia. Ma perché non fa sta cosa? Ma porco cane. Troll, come d'altri a dare. Già, buon. Ho paura che sia una brutta parola qua. No, è una parola brutta. No, però mi raccomando, Alex, non esagerare con i termini. Che poi ci finisco anch'io. Gli piacerà. Rischia il canale, Alex. Rischia il canale. So che sono battute. Però rischia. Soprattutto perché si scherza su una cosa pericolosa. Pubblicamente è pericoloso. Ma porco cane. Ecco, vai. Oh, ce l'abbiamo fatta. Finalmente è andato. It's over. No, sono serio. Ho parlato con Jack. Sì, infatti. Voglio far correre un modo di... Ciao, Frodo! Ciao, come stai? Ciao. Ma stamattina hai portato Gears. Purtroppo ero impegnato a fare dei lavori. Ho fatto dei lavori che... Guarda, ci ho impiegato tutta la mattina a fare sto lavoro qua. Questo della grafica fatta così.
Grazie, grazie per lo shoutout. Crollerà se... Ecco qua, perfetto. Guarda qua. Grafica nuova per quando si sia ingiacciati, in quei pochi momenti ingiacciati, con la grafica rifatta. Ok. Benissimo. Intanto vediamo un po'. Siamo a un buon punto. Dicevo, sto giocando al carissimo leggendario God of War 2. Io anch'io come te sono fan del retro gaming, li adoro. Siamo su PlayStation 3, vedrai il controller. Devo colpire la signorina Medusa. L'abbiamo sconfitta già. C'è un'altra. Si è messo male di salute, purtroppo. Triangolo. Ho sbagliato io. Di nuovo. Questo ci vuole poco pietrificante. Perché non mi uccidono, mi pietrifica. Come non detto. Appena detto che non vede. Pensaci a te, Kevin. Ti hanno affidato la soluzione, sì. Ciao Angolo, grandissimo Frommon. Ragazzi, seguitelo Frommon. Seguitelo Frommon. Il modo in cui porta i giochi è qualcosa di unico. Sono stato felicissimo di averlo come ospite insieme a Clay. Io e Clay abbiamo come ospite su Elysir. Intervista fantastica, veramente. Okay. Perfetto, abbiamo distrutto questo. Al primo tentativo stavolta. Tanto tizio scrive. No, non credo che puoi usare il cellulare dentro la doccia. Non credo. Mi sembra un po' pericoloso. Ok, lo dobbiamo fare. Questo gioco ogni tanto diventa brutale come difficoltà. Al telefono subacqueo, magari. È vera sta cosa, sta scrivendo davvero nella doccia, è incredibile. Intanto mi chiedo, quando sarà il prossimo salvataggio, che sarà l'ultimo di oggi? Ah, sta parte. Ho già capito che devo usare questo. Sono pericolose le meduse. Due meduse sono pericolose. Ho fallito? Incredibile, la prima volta che fallisco questo. Perché di solito sono facili. Paff. Paff, paff. Ok, andata. Il terzo, vediamo qua. Vado in doccia. Eccolo! È arrivato. Vado in doccia. Grandissimo. Secondo me sta doccia se la fa domani. Poverino, dai. Arrivato. Ecco qua. Besica, grazie. Andre, stiamo sempre aspettando il... Ti stiamo sempre aspettando su Telegram, Andre. Ti stiamo sempre aspettando su Telegram. Primo link dei due. Dove sei finito? Incredibile, sono il 7. Karim Benzema, non ci credo, tripletta. Grande, grande Benzema. Benzema. Let the rage of the titans fuel your blades, Protoss. Ste meduse, basta, devo colpirla così. Mi tocca. Dopo questa me ne vado, sono il 7. L'ho capita, dopo vado in doccia. No, di nuovo! Sta doccia non finirà mai, non inizierà mai. Ecco qua. Allora, messaggio, scaricai su Emule un film di mitologia sulle meduse. Sai che tra l'argomento io ho la verità, Ma in effetti, un groviglio di donne, non erano meduse, mi sa. È grave. Ci aspettavamo le meduse. Tizio che si segna su vado in doccia. Si segna. Non male che ti ha scritto segna e non l'altra parola. Ok. Perché so cosa volevi scrivere a te. So cosa volevi scrivere a te, Alex, conoscendoti. Ma siamo arrivati, finalmente? Sì, siamo arrivati. Mi pareva strano quelle meduse fossero attaccate al lancia di per sé. Ah, stavo morendo da ridere. La lancia di per sé, l'ho fatto apposta. Segna così non... Esatto. Non ti possono far nulla. Si è rotto anche questo. Che mi dite? Così sono al lavoro. Io sono al lavoro in ufficio. Mamma mia, sei ancora a lavorare. E io invece dicevo tutto il giorno che sono sul God of War. Giorno, insomma, sono 2 ore e mezza che sono su God of War 2. Ciao Ferbus, grazie per i beat. Yeah. Grazie davvero. Fatemi vedere se funziona il vasetto. Abbiamo fatto il vasetto qua. Dovrebbe andare, dovrebbe collezionare i beat. Grazie ragazzi. Seguitevi a vicenda se non vi seguite ancora. Siete tutti bravissimi. Ferbus e Frommod, bravissimi veramente. Ecco qua, dicevo... Io non vedo nulla nel mi sa di sì, devo metterlo sto vasetto. Facciamo così. Lo incollo poi per la prossima live. Lo metto dappertutto. Il vasetto dovrebbe essere messo ovunque, però. In effetti.
Proviamo, dai. Scusatemi, riferimento. È sempre vuoto. Perché sei vuoto? Ci sono arrivati i bit. E arrivare lì. Il vasetto. Il vasetto della cioccolata. Ecco qua, il vaso. Me lo mettiamo dall'altra parte, il vaso. Cosa ho spostato? Ho spostato Maradona. No, no Diego Armando, le Maradona. Ecco qua, il vaso. Boh, il vaso comunque c'è, solo che è spostato. Mettiamolo qua, il vasetto. Ecco qua. Meno sembra. Vabbè, mettiamolo, lasciamolo lì. A me sembra vuoto, ma perché bit? Perché sono 15 bit, dovrebbero essere piccoli. Poi io non è che ci vedo a questa distanza. Dovrebbe riempirsi, 15 bit. E dovrebbe anche segnarmi chi ha fatto cosa, tecnicamente, se funziona. Se tutto va bene, dovrebbe funzionare. Speriamo, dai. Stasera la live è carica. Carichissima, veramente. Stasera alla grande. Anche merito tuo, Stefanone. Hai scatenato l'ira di Poseidone perché ti chiami Stefanone. No, questa era brutta, scusatemi. Cancelliamola, era terribile questa. Senza si chiamava l'ira di Stefanone e non l'ira di Poseidone. Era ancora meglio. L'ira di Stefanone. Sono morto! Oh, no! Ditemi che c'è un checkpoint, ragazzi. Ditemi che c'è un checkpoint. Ecco qua. Stasera Cla ci insegnerà come invadere il Vaticano. Beh, era bello quel gioco. Potrebbe anche portarlo sul suo canale. Potrebbe anche portarlo sul canale. Oh, certo, grazie per il Vampeta. Super Vampeta, Che come sempre, Alexa, chi è la leggenda? Non mi ha sentito? Alexa, chi è la leggenda? Secondo Wikipedia, no. Leggenda è una... Alexa, chi è la leggenda? Dimmelo, là. Oh. Super Vampeta è un eroe dei videogiochi ispirato al grande talento di Vampeta, un genio del calcio e campione mondiale del Brasile. Si tratta del mio eroe preferito. Si tratta del mio eroe preferito. Avete già sentito quello di Jack Leone Max? Alexa, chi è Jack Leone Max? Jack Leone Max è uno streamer e influencer italiano con grandi doti che ringrazia sempre per la gallina. Famoso per le frasi umama, la gallina e ah, oh mio Dio, è conosciuto come sacerdote e ha recitato un troppo bello e troppo duro. Sì, Andre, tecnicamente... Il clan stacche di gomma al primotto e ciao Playin e ciao Comai. Ciao Comai. È sposato con Chloe e ha due figli. Nel 2021 ha guadagnato 30 platini su PlayStation. Gli piacciono ananas, pizza, videogiochi ed è un tastierista incredibile. Ha dato anche delle informazioni false, ha detto che sono sposato con Chloe. Non è vero, mi sposo con Chloe, non è vero. Arrivano i nemici. Quanto l'hai pagata? Per farle dire ste cose non lo so. Se vuoi sapere il prezzo, meno di quanto costava. Ciao tizio, sei tornato. Grandissimo, tornato indietro dalla doccia. Rivado in doccia. No, rivado in doccia, ma quante docce ti fai? 3 miliardi, va bene, io ho finito, Cla. Puoi preparare se vuoi, puoi preparare. Per preparare tutto, grazie per lo shootout a Ferbo, l'avevo fatto anch'io, ma un secondo shootout non fa mai male. Costa un fegato, non tuo, meglio non proprio, esatto. Allora, adesso è il momento della verità intanto, il momento della verità. Dobbiamo vedere se Metal Gear si vede da qua.